Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come a mia, per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 4, capitoli 65, 66, 9 e 19 aprile del 1901. Trovandomi nella pienezza del delirio, dicevo degli spropositi e credo che vi mescolavo anche dei difetti. La povera mia natura sentiva tutto il peso del mio stato. Il letto le pareva peggiore dello stato dei condannati alle carceri. Avrebbe voluto svincolarsi da questo stato con l'aggiunta del mio ritornello, che non è più volontà di Dio, perciò Gesù non viene. E andavo pensando quello che devo fare. Mentre ciò facevo, il mio paziente Gesù è uscito da dentro il mio interno, ma con un aspetto grave e serio da incutermi paura, e mi ha detto: che pensi tu che avrei fatto io se mi trovassi nella tua posizione? Nel mio interno dicevo: certo, la volontà di Dio. E lui di nuovo: ebbene, quello fai tu. Ed è scomparso. Era tanta la gravità di nostro Signore che in quelle parole che ha detto sentivo tutta la forza della sua parola, non solo creatrice, ma anche distruttrice. Il mio interno essere stato talmente scosso da queste parole, oppresso, amareggiato, che non facevo altro che piangere, specie perché mi ricordavo la gravità con cui Gesù mi aveva parlato, che non ardivo di dire: vieni. Ora, stando in questa posizione, il giorno ho fatto la mia meditazione
senza chiederlo, quando al meglio è venuto e con un aspetto dolce, tutto cambiato a confronto della mattina, mi ha detto: figlia mia, che sfacelo sta per succedere? E mentre ciò diceva, mi sono sentita tutto l'interno cambiato, perché non era per altro che non ci veniva, ma per i castighi. Ed in questo mentre vedevo quattro persone venerande che piangevano alle parole che Gesù aveva detto. Ma Gesù benedetto, volendosi distrarre, ha detto poche parole sulle virtù, quindi ha soggiunto: vi sono certi fervori e certe virtù che somigliano a quegli arboscelli che rinascono intorno a certi alberi, che non essendo ben radicati nel tronco, ad un vento impetuoso, un gelo un po' forte, si disseccano. E sebbene dopo qualche tempo può essere che rinverdiscano di nuovo, essendo tuttavia soggetti alle intemperie dell'aria, quindi a mutarsi, mai vengono ad essere alberi fatti. Così sono quei fervori e quelle virtù che non sono ben radicati nel tronco dell'ubbidienza, cioè nel tronco dell'albero della mia umanità che fu tutta obbedienza. Alle tribolazioni, agli infortuni, subito si seccano e mai vengono a produrre frutti per l'eterna vita. Continuando a passare i miei giorni, priva del mio adorabile Gesù, al più viene ad ombre e lampi, il povero mio cuore è oltremodo amareggiato. Sento tanto la sua privazione che tutte le mie fibre, i nervi, le mie ossa, anche le gocce del mio sangue mi dibattono continuamente e mi dicono: dov'è Gesù? Come l'hai tu perduto? Che hai tu fatto che più non viene? Come faremo a starci senza di lui? Chi più ci consolerà avendo perduto la fonte d'ogni consolazione? Chi ci fortificherà nella debolezza? Chi ci correggerà e scoprirà i nostri difetti, essendo restata priva di quella luce che più che filo elettrico penetrava i più intimi nascondigli e con la dolcezza più ineffabile correggeva e sanava le nostre piaghe? Tutto è miseria, tutto è squallido, tutto è tetro senza di lui. Come faremo? Ed ancorché nel fondo della mia volontà mi sentissi rassegnata e vado offrendo la sua stessa privazione come il sacrificio più grande per amore suo, tutto il resto mi muove una guerra continua e mi mettono alla tortura. Ah, Signore, quanto mi costa l'averti conosciuto e a caro prezzo mi fate scontare le passate vostre visite. Ora, stando in questo stato, per brevi istanti si è fatto vedere e mi ha detto: essendo la mia grazia parte di me stesso, possedendola tu, con ragione e di stretta necessità, tutto ciò che forma il tuo essere non può stare senza di me. Ecco la ragione perché tutto ti chiede me e sei torturata continuamente, perché essendo imbevuta di me e riempita con parte di me stesso, allora le tue fibre, i tuoi nervi, se ne stanno in pace e se ne restano contento solo quando mi posseggono, non solo in parte, ma in tutto. Ed essendomi lamentata della mia dura posizione, Gesù ha soggiunto: anch'io nel corso della mia passione provai un estremo abbandono, sebbene la mia volontà fu sempre unita col Padre e con lo Spirito Santo. E ciò volli soffrire per divinizzare in tutto la croce, tanto che, rimirando me e rimirando la croce, tu ci troverai lo stesso splendore, gli stessi ammaestramenti e lo stesso specchio in cui potresti specchiarti continuamente, senza differenza dell'uno e dell'altro. Come sempre sono sommamente istruttive queste meditazioni dei primi volumi e come sempre, pur facendo riferimento alla particolare situazione esistenziale e contingente di Luisa, sono evidentemente forieri di insegnamenti, di luci, di indicazioni applicabili alla vita interiore di qualunque persona che desideri santificarsi. Allora, prima indicazione. Una tentazione, diciamo così, di Luisa, no? Il peso del suo stato. Lei stava sempre a letto, come sappiamo, e in larga parte della giornata quello stato di semirigidità, o meglio, senza semirigidità, cadaverica, impossibilità da muoversi, era una delle caratteristiche del tutto particolari e singolari
del suo stato di vittima. Tutti sappiamo che da questo stato uscirà soltanto con la benedizione del sacerdote, eccetera. E sappiamo anche però che oltre a questo riceveva tante visite del Signore di tutti, veramente i tipi in tutte le forme, da cui evidentemente era fortemente consolata, no? Ora gli viene questa tentazione. E questo stato non è più volontà di Dio, è per questo che Gesù non viene. Ma Gesù spiega molto bene nel corso di questi due capitoletti le varie motivazioni per cui non andava da Luisa. La prima ormai dovremmo conoscerla bene. Lui non andava da Luisa quando vedeva la necessità di castigare l'umanità, per evitare, insomma, che attraverso le offerte di Luisa la sua giustizia fosse in qualche modo trattenuta. Questo è un tema continuo negli scritti, per cui si può anche non accettare, insomma, ognuno è libero di meglio valutare queste cose come meglio crede, insomma, ma questo è chiarissimo dagli scritti di Luisa. Tuttavia, la stessa assenza di Gesù ha anche un'altra motivazione, qui la spiega, e la spiega anche molto bene Luisa, descrivendo lo stato della sua anima, la sofferenza più grande che possa offrire. Cioè, se Luisa è vittima, a Luisa stare tutto il giorno a letto, ma anche subire la crocifissione, sì, certamente erano dolori immensi, ma non erano nulla paragonabili a quelli dell'assenza, come dire, percepibile di Gesù. Anche questo l'abbiamo visto tante volte. Questa è una cosa che queste anime del tutto particolari conoscono per esperienza. Noi possiamo soltanto immaginarla non avendo avuto un'esperienza come quella di Luisa, no? E quindi offrire la pena immensa della lontananza di Gesù era fare un immenso bene all'umanità ed offrire a Gesù il sacrificio più grande, più gradito che si potesse offrire, no? Quindi, pur nella distanza, continuare comunque il suo ufficio, diciamo così, divino. Di partecipazione alla missione di Gesù e di parafulmine, diciamo così, dell'umanità e di procacciatrice di grazie all'umanità attraverso la sua offerta sacrificale di questo dolore immenso, non dissimile a quella di Gesù. E Gesù stesso lo spiega. Gesù dice: durante la mia passione io sentii l'abbandono. Quindi sta dando un'indicazione a Luisa, no? Quando non mi vedi, ricordati che stai condividendo la pena dell'abbandono. Però Gesù spiega: la mia volontà era sempre unita al Padre e allo Spirito Santo. E in effetti anche Luisa dice: sì, io mi sento così male, però sento che nel fondo della mia volontà sono unita al Signore. Questo, ecco, adesso qui cominciamo a entrare in alcuni temi che interessano anche la nostra vita interiore, no? Allora, a volte il Signore ci mette a prova, quindi in una situazione ci manda una croce, una sofferenza. Ecco, per Luisa la più grande era questa, per noi possono essere le più svariate, no? Ora, è chiaro, come dicono tutti i maestri di spirito, che quando la nostra natura è soggetta a una prova, soffre e di per sé la sofferenza ripugna la nostra natura. Quindi, lasciata allo stato suo naturale, si fugge dalla sofferenza. E questo, tra l'altro, spero che tutti comprendano bene questi concetti, di per sé che noi fuggiamo dalla sofferenza è prova della nostra origine divina, cioè divina nel senso che Dio che ha creato la nostra anima, perché la sofferenza è in qualche modo male. E di per sé ciò che viene da Dio è refrattario ad ogni forma di male. Se noi non fuggissimo la sofferenza, uno potrebbe riempirci di coltellate e toglierci la vita perché non ci ritrarremo, no? Ecco. Quindi di per sé che uno quindi senta l'istinto di fuggire dalla sofferenza non è peccato, né è uscire dalla volontà di Dio. Sarebbe una perversione, anzi, capito? Che sarebbe una sorta di, ripeto, di masochismo,
se uno non avvertisse, come dire, il desiderio naturale di fuggire dalla sofferenza. Ecco, qui interviene la volontà. Siccome la volontà comprende che questa sofferenza viene dalla volontà di Dio e che Dio vuole che la soffra, certo, smanio, ogni tanto mi può uscire qualche cosa, ma la volontà rimane unita a quella di Dio. Questo è un punto fondamentalissimo, questo qui. Fondamentalissimo. E chiaramente noi questo lo possiamo comprendere molto bene da come ci comportiamo, no? Quindi se uno sta soffrendo però dice sia fatta la tua volontà, Fiat, sia fatta la tua volontà, non voglio togliermi da qua, se questa è la tua volontà, Signore, non mi muovere da qui, è evidentissimo che non sta peccando, quindi non si sta ribellando alla croce, non sta cercando di imporre la propria volontà, ma sta a casomai meditando, d'accordo? Nel senso che pur provando sofferenza, ripugnanza e desiderio di sottrarsi, desiderio, ripeto, naturale e quindi di per sé non colpevole, dal momento che la volontà esercita un'azione contraria di contrasto, ripeto, si medita, quindi si sta facendo la volontà di Dio. Chiuse tutte quante queste. Torniamo all'origine, no? Al primo paragrafetto. Quindi Luisa pensava che Gesù non venisse più perché quello stato non era più volontà di Dio. Tentazione evidentemente satanica. E quindi lei anche a un certo punto voleva in qualche modo uscire, no? Dice, andavo pensando a quello che devo fare. Dice, e Gesù gli è apparso severo. Che avrei fatto se mi trovassi nella tua posizione? Lei risponde, certo, la volontà di Dio. Beh, falla, gli risponde. Quindi a fargli comprendere che evidentemente una cosa così peculiare è evidentissimo che fosse volontà di Dio e che quella spiegazione è una spiegazione che viene da tentazione satanica. Gesù non viene più perché questa cosa non è più volontà di Dio, quindi non sto facendo la sua volontà e Dio mi punisce con non venire. Questo è il ragionamento che sottostà a questo prologo di questo capitolo, no? Dice, no, tu stai facendo la volontà di Dio, il motivo per cui non vengo è altro, e te l'ho già spiegato altre volte, l'abbiamo già visto nella prima parte di questa meditazione, no? Ecco. Sottoporti alla prova della mia lontananza e anche non avere le tue offerte che mi impediscano, ecco perché la giustizia poi una volta che viene soddisfatta, non può esigere altre soddisfazioni che mi impediscano di correggere, diciamo così, gli uomini con la severità dei castighi, sempre al fine della loro conversione, e quindi in qualche modo lasciandoli perdere, no? E quindi abbandonandoli nelle mani dei nemici in balia dei loro peccati da cui non si convertono. Questo è il senso. Allora, l'insegnamento è molto importante. E dobbiamo meditarci. Dunque, quando c'è qualcosa che non dipende dalla nostra volontà, lo stato di Luisa non dipendeva dalla nostra volontà, quindi quando ci capita qualcosa in cui che noi non ci siamo in nessun modo scelti, quindi che ci è capitato, non dobbiamo mai avere dubbi che quella sia volontà di Dio. Questo è un punto fondamentale per imparare a vivere nella divina volontà e a questo tendono queste meditazioni. C'è un evento indipendente dai tuoi voleri. Non devi avere nessun dubbio che quella volontà di Dio, che quindi devi viverlo e affrontarlo come Dio vuole che tu lo vivi e che tu lo affronti. Quindi con spirito di profonda umiltà, accettazione, rassegnazione, eccetera. Non bisogna in nessun modo pensare che eventuali nostre ripugnanze siano di per sé peccaminose, a meno che la volontà non le assecondi, sfuggendo quindi in qualche modo da quelli che sono i divini voleri. Secondo insegnamento di Gesù, molto importante, è quell'immagine delle anime che non sono ben radicate nel tronco dell'umanità di Gesù, ma
e che fu tutta obbedienza. Sono quelle anime, Gesù spiega molto bene, arboscelli che rinascono intorno a certi alberi, ecco, che ogni tanto rinverdiscono di nuovo, eccetera, eccetera, no? Ecco, sono immagini di quelle anime che vanno un po' a corrente alternata. Qui poi Luisa dice molto bene, no? Cioè, perdere la tua presenza sensibile, si rimane privi di quella luce che più che filo elettrico penetra negli intimi nascondigli. Voi sapete che filo elettrico è sempre collegato alle prese, no? Quindi se io metto una presa dentro una corrente, dentro, se io metto una, come si chiama, una spina dentro una presa di corrente, la corrente lì c'è sempre. Quindi tutto il problema è che se la spina rimane sempre attaccata, la corrente c'è sempre. Allora, queste anime, un po' così, sono quelle che vanno a corrente alternata. Altre volte Gesù spiega tantissime volte in questi primi volumi l'importanza di quelle due virtù, lo ripetiamo sempre le stesse meditazioni, che sono la costanza e la perseveranza, no? Queste anime vanno un pochino a periodi, d'accordo? Vanno un pochino a correggere, prendono un periodo bene. Non lo so, facciamo gli esempi delle vite, delle esperienze parrocchiali. Prendo un periodo bene, non lo so, in parrocchia fanno l'adorazione, che ne so, per 2 mesi vado tutti i giovedì all'adorazione, dopodiché mi stufo e ce la do più. Oppure mi prendo il periodo un po' così, vado a messa un po' più spesso, addirittura anche tutti i giorni, lo faccio per un po' e poi smetto. Questi sono esempi, diciamo, tanto per far capire un po' la tipologia, no? È chiaro che gli esempi possono moltiplicarsi e anche non limitarsi soltanto, come dire, a queste pratiche, diciamo così, di maggiore devozione personale nei confronti, ecco, appunto di momenti di preghiera o di contatto sacramentale, no? E vado a un pellegrinaggio, mi prende bene, faccio un sacco di buoni propositi, per un certo periodo mi riporto dietro e poi smetto. Poi dopo un po' di tempo mi riprende bene e riprendo. Allora, sono quei fervori e quelle virtù, dice Gesù, per carità, sono fervori autentici, quindi sono cose buone queste qui, non sono cose da disprezzare. E, come dire, portano anche l'esercizio di alcuni atti virtuosi veri, quindi non falsi. Non è un ipocrita uno che fa così o un finto, d'accordo? O un bigotto, peggio ancora. No, no, quindi è sincero. Però non sono ben radicati nel tronco dell'albero della mia umanità che fu tutta obbedienza. E quindi che succede? Perché queste persone si fermano? Gesù ne parla anche nella parabola del seminatore, no? Sulle tre tipologie di semi che non portano frutto, ce ne sono tre. Ecco, i semi gettati sulla strada, le anime superficiali, no? Che quindi non fanno proprio spazio, non fanno penetrare. Sono le anime che meditano poco, che fanno molte pratiche esteriori, ma non fanno entrare dentro il cuore quello che Gesù manda. Quello il diavolo prende subito, subito, alla prima occasione si becca tutti quanti i semi e è come se non fosse successo niente. Poi stanno quelle altre anime, magari un pochino, c'è un pochino di terriccio, no? Quindi magari hanno il cuore un po' più recettivo, un po' più aperto, l'accolgono, no? Però chi c'ha il terreno sassoso e chi c'ha il terreno spinoso? I sassi, Gesù lo spiega, non hanno radici, sono incostanti, è proprio l'incostanza stessa. E appena c'è il sole, quindi appena arriva qualche tribolazione, si seccano. Poi ci sono quegli altri che non tagliano bene con il mondo, con la mondanità, con i soldi e con tante altre cose, e con i piaceri della vita, spiega Gesù. I piaceri della vita, i soldi, cioè i beni sensibili, hanno una forte carica attrattiva, non lo dobbiamo mai dimenticare, e perché producono anche delle gratificazioni, delle soddisfazioni intense e immediate, a differenza dei beni spirituali che hanno tutta un'altra, come dire, logica, dinamica e anche, come dire, modalità attuativa, no? Ecco. Se uno non tronca con questo, no? Ricordiamo la notte di Pasqua, la vita battesimale, vita di rinuncia, rinunciata a Satana, a tutte le sue opere, a tutte le sue seduzioni. Quindi non possiamo, dice San Giovanni, amare Dio e il mondo, non si può, uno è di troppo. Allora, se mancano queste cose,
si viaggia a corrente alternata. Qual è la conseguenza? Non vengono a produrre frutti per la vita eterna. Perché i frutti duraturi per la vita eterna richiedono una linearità, quindi una costanza, una continuità nella vita interiore che manca a queste anime. Questo deve essere un punto di attenta vigilanza nella nostra vita interiore. Altro punto. Anche se non abbiamo esperienze straordinarie, noi dobbiamo vedere e dobbiamo sempre verificare se e quanto il nostro cuore desidera stare con Gesù. Certo, noi non possiamo pretendere, insomma, che ci appaia o che ci parli in quel modo in cui faceva con Luisa, però abbiamo altre forme, altri modi, no? Soprattutto il contatto con l'Eucaristia. Quando sentiamo Luisa raccontare le sue esperienze un po' del tutto particolari, non avendo avuto queste stesse, la partecipazione a queste stesse cose, dobbiamo immediatamente correre col cuore all'Eucaristia. Allora, quanto è il desiderio di stare con Gesù, di fare la comunione, di stare in adorazione, di partecipare alla Santa Messa? Perché Gesù ci era lasciato, cioè il modo ordinario per stare continuamente con lui c'è. Anche Luisa, non è che Gesù appariva con Luisa e stava con Luisa 24 ore al giorno. Cioè le sue visite, vedete, per esempio dice, delle giornate faceva qualche capolino, chi lo sa, forse io non conosco, cioè 5 secondi, 10 secondi, si faceva vedere un attimo e poi spariva, non è escluso, capite? Quindi altri momenti magari stava un pochino più a lungo, forse anche magari un'ora, due, non lo so, ecco. Però non è che stava 24 ore al giorno con, cioè allora così vale anche per noi, no? Io passo davanti alla chiesa, una chiesa, non ho tempo di stare un po' in adorazione al Santissimo Sacramento. Che problema? Ci apro la porta, faccio una genuflessione, dico un bel ciao a Gesù. Sapete che ciao è l'acronimo di con infinito amore ovunque. Gli dico un bel ti amo, gli faccio un bel giretto, dice Gesù ti amo con la tua volontà per me e per tutti, in questa tua dimora eucaristica, metto il mio ti amo in questo tabernacolo e scorrendo nella tua volontà in tutti i tabernacoli del mondo, presenti, passati e futuri, per darti l'amore, l'adorazione, la liberazione di tutti gli uomini come se tutti te l'avessero data. Quanto ci vuole a fare questa operazione? 20 secondi? Ma è una cosa immensa, una cosa di questo genere, no? C'ho un po' più di tempo, mi faccio 10 minuti davanti al Santissimo Sacramento, c'ho un po' più di tempo, mi faccio un'ora. C'ho la possibilità, vado a messa. Mi preparo la comunione, faccio la comunione, no? Allora, il problema è questo qui. Quanto desideriamo Gesù? Perché Gesù a un certo punto fa, come dire, dà una spiegazione di tutte quante queste smanie di amore di Luisa, smanie di amore però vissute, come lei stessa spiega, con la volontà rassegnata e offrendo la privazione come il sacrificio più grande per amore suo. Allora, Gesù gli spiega: guarda, essendo la mia grazia parte di me stesso e tu la possiedi, allora che succede? Non puoi stare senza di me. Allora, cerchiamo sempre di comprendere senza fare accuse o giudizi, no? Se io non sento un desiderio grande di stare con Gesù, che significa? Significa che non è che non sto necessariamente in grazia di Dio, ma che, come dire, voi sapete che la grazia in noi non è un qualche cosa di statico, eh? Assolutamente, la grazia di Dio è soggetta a oscillazioni, cioè aumenta o diminuisce, cioè uno può non aver perso completamente la grazia di Dio, ma averla, come dire, ridotta un pochino ai minimi termini, con la tiepidezza, insomma, con una vita un pochino rilassata. Invece uno può stare tonico in grazia di Dio, quindi secondo il nostro modo di parlare, allora questo certamente è un applicare gli esempi della nostra vita reale ai termini spirituali, però le cose stanno realmente così, eh? Allora, se tu c'hai una vita solida di grazia, inevitabilmente avrai il desiderio di stare con Gesù, d'accordo? E non dico insomma di sentirsi torturati quando non ci stiamo, ecco, però. Allora, supponiamo che una persona non abbia la possibilità di andare a messa tutti i giorni, ma se c'ha dentro il cuore un desiderio immenso e offre al Signore mio,
Purtroppo tra famiglia e lavoro oggi a me se non ci posso proprio andare. Cioè io ci verrei, sto col cuore lì, ma i miei doveri purtroppo mi inchiodano. Se una persona esprime il proprio desiderio in questo modo a Gesù, ma non solo che c'è stata messa e fatto la comunione, ma vale molto di più di chi che c'ha niente, magari di qualcuno che c'è niente da fare e va a messa e fa la comunione appunto perché c'è niente da fare e quindi la vive con estrema, come dire, superficialità, poco fervore o lontananza, no? Quindi il desiderio di lui è, come dire, una spia della livello, come dire, se mi si passa l'espressione, qualitativo e quantitativo della nostra vita di grazia. Perché se lui ci sta, è, come dire, è inevitabile che noi lo desideriamo. E dice, se non lo desideriamo, se non lo desideriamo, e vuoi desiderarlo di più, qual è la soluzione? Cura meglio i mezzi che servono ad accrescere la grazia santificante. Quali sono? Quelli che la Chiesa ha insegnato da sempre. Confessione fatta bene, messa vissuta bene, comunione vissuta bene, preghiera vocale, specialmente il rosario, vissuta bene, meditazione vissuta bene, lettura fatta bene. Quindi tutte quante queste cose chiaramente sono produttrici, tra virgolette, no? Mi si passi questa espressione della grazia, noi nel senso che la fanno tonificare, crescere, e crescendo la grazia crescerà il desiderio di Gesù, e crescendo il desiderio di Gesù cresceranno anche le grazie che Gesù stesso ci fa. È quella dinamica tipicamente evangelica che Gesù sintetizza con quelle misteriose parole, chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Quindi questo chiaramente chiama in causa la nostra corresponsione alla grazia, la nostra rispondenza all'azione di essa, che è assolutamente imprescindibile, indispensabile, sia in queste, diciamo, nozioni di base, perché queste sono le basi proprio della vita interiore, della vita spirituale. Questi discorsi valgono per tutti, è divina volontà o non divina volontà, questi valgono per tutti. Ecco, però certamente poi si trasportano anche nel mondo del divinvolere, tali e quali, e ne rappresentano sempre, come sappiamo, i necessari presupposti. Quindi, voglia il Signore, ecco, che possiamo ben comprendere l'importanza di queste indicazioni e quindi di vivere e di metterle in pratica. Bene, o Santa Vergine Maria, concedici la grazia, ecco, di poter sempre stare e rimanere lì dove il Signore ci pone, nella volontà di Dio, e di poter essere ben radicati nella santissima umanità di Gesù e nell'esempio della vera obbedienza a Dio, costante e perseverante per non camminare a correnti alternate. Ecco. Tu, ben più di Luisa, ecco, vedi questo stato di languore ininterrotto, insomma, che continuamente chiamava ed attirava la Santissima Trinità nel tuo cuore, ecco, l'accrescimento, insomma, la portata, insomma, della grazia che c'era in te è assolutamente insondabile, la mente umana non la capiscono manco tutti gli angeli messi insieme, figuriamoci noi poveri mortali, però dobbiamo sempre ricordare che anche tu hai vissuto in questa logica, cioè la grazia in te è cresciuta continuamente. E quando l'angelo ti salutò come la piena di grazia, la kekaritomene, proprio il termine greco,
con una parola, questa è una cosa proprio tipica di quella lingua, rimanda all'istante del tuo concepimento fino all'arco dell'Annunciazione, ed è come se ti avessi detto tu avesti una grazia unica quando fosti concepito, immensa, ma da allora in poi hai talmente tanto assecondato, lavorato e cooperato che adesso è già arrivata a proporzioni inestimabili e ci avevi soltanto 15 anni. Io ogni tanto non oso immaginare cosa è successo al termine della tua vita terrena, insomma, che cosa era successo, insomma, perché andiamo, insomma, su grandezze e proporzioni, cioè, dire che la grazia che hai tu era più, è più facile contare le gocce degli oceani che non o i granelli di sabbia di tutte le spiagge dell'univ del mondo, insomma, ci sarebbe abbastanza, piuttosto che farsi un'idea della tua grazia è ancora dire molto poco. Ecco, però ricordaci che questo funziona anche in noi e che la crescita della grazia in noi non dipende né solo, ma neanche per certi aspetti principalmente da quello che Dio dispone, perché Dio vuole a tutti fare grazia su grazia, ma dipende sempre dalla risposta del libero arbitrio della creatura, e aiutaci a fare in modo che la nostra possa essere sempre una bella risposta e una grande risposta. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.